video un po', facciamo il servizio completo. Dove vanno i grossetani la domenica mattina? Come vedete siamo al Domo di Grosseto, i ragazzi sono tutti quanti attopati. Stiamo per fare la foto di gruppo. La foto di gruppo, ora siamo ancora un gruppo molto piccolino, ma diventeremo un centinaio. La fotografia di gruppo, ragazzi, va ripresa perché cioè, è spettacolare. Fantastico. Andiamo il capitano. Tutti a girare. Ragazzi, ci tengono, ma ci penserò io a far sapere chi è Marathon Bike sul social network. Vai, i ragazzi della foto. Vai. I ragazzi del muretto, andiamo. Date in fila, lì davanti. Andiamo in fila per la foto. Non c'entro un cazzo con loro, ma ci vado anch'io. Siamo praticamente arrivati alla vaschina, c'è già un... Cioè, praticamente sono tutti qua. Altra gente sta arrivando. Abbiamo dei ragazzi di SBR che stanno arrivando. Stiamo preparando un servizio per far vedere che cosa fanno i grossetani la domenica mattina. Quando non c'è il vento e quando ci sono 4 gradi. E quando ci sono 4 gradi. Marco, rilascia la dichiarazione, SBR. Oggi giro lungo? Ma vediamo, questo è il periodo di meditazione su quello che vogliamo fare nel 2016. Quindi partiamo piano, a 55 acidi come l'altra volta, insomma. Praticamente sì. Vediamo che alla vasca praticamente c'è di tutto. C'è anche ragazzi che fanno la campestre. Vediamo se a lui c'ha le gomme da corsa. Ragazzo, vieni con noi? Oh. Adesso facciamo vedere anche i ragazzi della parte di là, perché giustamente ci sono quelli che parcheggiano dalla parte destra, che sono loro. Loro sono quelli cazzuti. Ragazzi, salutate. Quello che è nato. Andate sul social. Buongiorno. Salutate. Facciamo un servizio per far vedere cosa fanno grossetani la domenica mattina alla vasca. E la tattica è semplice. Si parte subito forte e si guarda che arriva. Tutto gas. Io credo manchino 5 minuti, siamo tutti carichi, tutti pronti, il caffè è già preso. Andiamo dalla parte di là. Come vedete siamo tanti. Abbiamo un botto di gente, vediamo, qui abbiamo il campione locale che l'altra volta è andato in fuga. Ragazzi, lascia una dichiarazione. La tattica è partiamo subito forte. Oggi andiamo piano oggi. Come l'altra volta, 55 acidi. Quanto manca la partenza? Manca... adesso bisogna partire adesso. Siamo quasi pronti, facciamo vedere, siamo tantissimi. Maremma grossetana. Il momento della partenza è facile, perché fondamentalmente uno parte e tutti gli vanno dietro. Ed è il momento e ora. Ok, timer avviato. Più o meno a metà gruppone, devo risalire un pochino per far vedere subito il serpentone in via Roma a Grosseto, vediamo se mi fanno passare. Siamo qui ragazzi di Marathon Bike, siamo qui, signor Bassi, spettacolo. Marathon Bike in testa, quasi. Sulla testa, ragazzi di Marathon, abbiamo passato la tastura.
Allora interrompo la fuga, perché dietro sono cascati il Gran Tritello e adesso non so in quanti o se si sono fatti male, spero di no. Ok, stavo tornando. Appena ricuscito uno strappo, spettacolo con ragazzi di Marathon. Tassa nel mirino. Stiamo andando pianino, media 40. Perché avevo rotto il crociato il 30 di novembre dello scorso anno e mi sono fermato. Tanto si è deciso con lui che si è stato e ci si prende appunto la prendere caffè, poi si aspettano quei daffi, eh. La grande sparata finale, mancano 3 chilometri. Andiamo al Zimpi a fare la spesa, giustamente. Allora, reparto succo di frutta. Siamo al Zimpi della Scanzanese, che è sponsor di Marathon Bike. Ora si ride quando si arriva al reparto. Oh, succo di frutta, vogliamo robe gassate? Dai, fissa il fisio. Succo figo. Allora niente, non li gabbano ciclisti, bisogna cambiare corsia. Ho ripreso anche il tritello di potassa, ne sono cascati in 30, ne sono cascati, ma rimane. 14,97. Noi oggi ci abbeviamo, questo è My Smoothie, Fruit Inside, roba seria. Ecco come passano la domenica mattina i grossetani. Scalavi Marathon, Grosseto, Simpi Scanzanese, è tutto.